Buonasera dal telegiornale di Toscana TV. Iniziamo il nostro telegiornale. L'avete sentito nei titoli con una tragica notizia. Tragedia nel pomeriggio in un'abitazione in provincia di Pisa, dove è morto un bambino di 11 anni, figlio di un carabiniere. Il decesso sarebbe stato causato da un colpo d'arma da fuoco. Dalle prime informazioni prende consistenza l'ipotesi dell'incidente e sono arrivati da Firenze i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche che hanno il compito di svolgere i rilievi nell'abitazione dove è morto appunto l'undicenne. Sul posto si è recato anche il sostituto procuratore Flavia Alemi per coordinare le indagini. Appena avremo ulteriori informazioni ovviamente sarà nostro compito fornirvele. Intanto entriamo nella pagina dedicata ai vaccini, nella pagina dedicata alla sanità, perché domani c'è il vaccino day per gli over 60 in alcuni hub del nostro territorio. Il servizio di Patrizio Ceccarelli. Per arrivare in tempi rapidi alla più elevata copertura vaccinale degli over 60, la Regione ha dato il via libera a un vaccino day straordinario per domani, domenica 23 maggio. Gli over 60 che non si sono ancora vaccinati con la prima dose possono recarsi anche senza prenotazione in alcuni hub che le ASL hanno appositamente individuato nei territori di loro competenza. Tra pochi giorni la campagna di vaccinazione farà un ulteriore salto di qualità, visto che ci stiamo attrezzando per somministrare un numero sempre più elevato di dosi, commenta il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Abbiamo siglato l'accordo con la medicina generale che verrà formalizzato in giunta lunedì prossimo e raggiunto l'intesa anche con le farmacie per intercettare e nello stesso tempo aiutare tutte quelle persone che hanno difficoltà con la prenotazione online o che a oggi per vari motivi non hanno avuto l'opportunità di accedere alla vaccinazione. Nel frattempo la Regione Toscana sta predisponendo una nuova modalità di prenotazione last minute sulle prime dosi. L'intento è quello di far prenotare sul portale online regionale i posti rimasti liberi per le 24 ore successive. Questa nuova opportunità di prenotazione per vaccinare in poche ore e non sprecare alcuna dose sarà messa a disposizione dei cittadini già dalla prossima settimana. E tutte le ulteriori informazioni riguardanti gli hub, quanti vaccini e dove ovviamente si svolge il vaccino day lo trovate su www.toscana-notizie.it. Noi invece facciamo ovviamente il nostro punto consueto sui dati Covid. 358 sono i nuovi positivi della giornata di oggi. In Italia sono 4.717, ieri erano rispettivamente 392 e 5.218. I tamponi totali nel nostro paese sono oltre 280. Passiamo invece al dato delle terapie intensive, 144 ancora i ricoverati in Toscana, 1430 nel nostro paese, 39 il calo ovviamente di persone che occupano il letto nelle terapie intensive italiane, 4 in Toscana. I decessi sono 16 nella nostra regione, 125 il dato nazionale. Un breve sguardo anche alle province, dove l'unica che resta con le tre cifre è Firenze con 127 casi nella giornata di oggi. Invece un dato decisamente positivo è quello delle oltre 30 milioni di vaccinazioni, almeno in prima dose ovviamente, per quanto riguarda il nostro paese. Intanto apriamo e restiamo sempre a parlare di Covid e vaccini, perché nella notte di ieri un attacco dei Novax sul profilo del sindaco del Ghingaro di Viareggio. Queste le parole del sindaco, il servizio. Un attacco diretto, senza scrupoli, nel modo più subdolo, ovvero sulla bacheca social, quella aperta a tutti. È quanto successo al sindaco di Viareggio Giorgio del Ghingaro, che nella notte di ieri si è ritrovato la pagina Facebook subissata da utenti Novax, che con foto, testi e video lo hanno attaccato in quanto sostenitore della vaccinazione. Questa non è più libertà, scrive Gina, un mondo dove la menzogna è diventato regola, aggiunge Vlad. Tanti profili, anche fake, anche bot. Oltre 7.000 notifiche in meno di un'ora, il sindaco del Ghingaro è sempre molto attivo sui social, risultando tra i primi cittadini più seguiti della Toscana. Ma un attacco simile, con tanto di commenti inneggianti al nazismo sanitario e foto di bambini dietro le sbarre, non le avevo mai viste. Lo inserisco nei comportamenti che spesso riscontriamo sui social. A me non era mai successo di avere un attacco così forte, violento, di un numero così alto di persone su un tema così delicato come la vaccinazione. Non
hanno fatto altro che bannare il bannabile e andare avanti e ricordare sempre a tutti che bisogna vaccinarsi. Tenete conto che la vaccinazione ha fatto sì che in poco tempo si siano dimezzati i ricoveri, si stiano abbassando pesantemente i contagi e quindi vuol dire che è utile vaccinarsi. Chi la pensa in maniera contraria è libero di farlo, naturalmente, credo che sia meno libero di esprimersi nella maniera violenta con cui l'ha fatto sul mio profilo. E continuiamo a parlare di vaccinazione nella nostra regione toscana perché ovviamente tra poco inizia la vaccinazione nelle aziende e a Pistoia, all'Itaci, si è già cominciato a parlare proprio di vaccinazione per 5.700 dipendenti. Il servizio di Patrizio Ceccarelli. Itaci Rail ha avviato la campagna vaccinale per i propri dipendenti, circa 5.700 persone in tutta Italia. Prima grande azienda in Italia, è scritto in una nota, a diventare hub vaccinale. La campagna è partita dal sito di Reggio Calabria con il coinvolgimento di circa 600 persone. Dopo Reggio sarà la volta di Napoli dal 26 al 29 maggio. Si tratta, è scritto in una nota dell'azienda, di un esempio più tangibile del valore creato dalla sinergia delle istituzioni nazionali e territoriali. L'organizzazione di Itaci Rail prevede l'uso di un truck medico itinerante con a bordo personale sanitario specializzato, incluso un rianimatore che viaggerà tra i vari siti italiani. Dopo Reggio Calabria, quindi, il truck si sposterà a Napoli, Pistoia, Torino, Genova, Tito e Potenza sulla base della disponibilità dei vaccini da parte delle diverse regioni di riferimento. Il piano vaccinale di Itaci Rail punta ad immunizzare circa 5.700 persone tra lavoratori dell'azienda e personale delle società fornitrici che stabilmente lavorano presso le sue sedi italiane con adesione su base volontaria. I costi dell'intera campagna sono a carico di Itaci, ad eccezione delle dosi di vaccino. E cambiamo pagina, entriamo invece in quella dedicata allo shopping, dedicata alle riaperture, perché questo è stato il primo sabato, domani anche saranno aperti i centri commerciali, gli outlet ovviamente. Noi siamo stati a Barberino, al Barberino Designer Outlet, insieme a Chiara Valentini. Da dove venite? Da Ponzacco. Apposta per fare acquisti? Esclusivamente, sì. Subito, sì, sì. Da dove venite? Livorno. Apposta? Sì, 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 la facciamo volentieri. La pioggia non ha fermato lo shopping all'outlet di Barberino nel primo fine settimana di riapertura da inizio novembre. Rispetto alla stessa settimana dello scorso anno, quando riaprì dopo il lockdown, in un clima di maggiore timore e cautela, oggi l'outlet ha segnato un più 160% di presenze e più 20% rispetto allo stesso periodo del 2019. Ma noi siamo estremamente ottimisti, cioè tanta voglia e propensione all'acquisto, alla giornata di shopping. Da fine aprile, con la riapertura dei confini regionali, il flusso infrasettimanale era già aumentato, tornando ai livelli pre-Covid. Ma è il weekend che fa davvero la differenza. Ci voleva che un outlet fosse aperto nel fine settimana, perché liberarsi nel pomeriggio è un po' difficile, quel lavoro e tutto. La chiusura degli ultimi 6 mesi e mezzo non ha riguardato solo il sabato e la domenica, ma anche tutti i festivi e i prefestivi, e ha comportato per i circa 130 negozi, complice la mancanza di turismo, una perdita di affari di almeno il 50%, in parte compensata da misure messe in campo da MacArthur Glen, come gli sconti sugli affitti. La cosa interessante, fa notare la direttrice Chiara Bellomo, è che in quest'ultimo anno la spesa media per gli acquisti non è calata, è semmai diventata più mirata. La visita media dura sempre circa 3 ore, ma se prima i negozi visitati erano una decina, ora sono la metà e lì si spende di più. Insomma, le persone arrivano preparate. In quest'ultimo anno le misure di sicurezza sono state implementate, così come la sanificazione, rilevatori in entrata e in uscita monitorano la presenza in tempo reale dei clienti. Il calcolo è di circa 3.000 persone in contemporanea, una ogni 10 metri quadrati nelle aree comuni, e personale e Tendiflex evitano assembramenti e facilitano le code.
Ed apriamo la pagina della politica entrando in provincia di Firenze, ricordando che si voterà ovviamente in autunno a Sesto Fiorentino e a Reggello. Il sindaco uscente, espressione di Sinistra Italiana e della Lista Civica per Sesto, fotografa il momento e richiama all'unità nel centro-sinistra. Il servizio. Il 2021 sarà l'anno delle elezioni anche a Sesto Fiorentino. Là, nella terra tra le più rosse della Toscana, dove la coalizione di sinistra sconfisse il PD nell'ultima tornata elettorale, si tornerà appunto alle urne. Il sindaco in carica, Lorenzo Falchi, ha già annunciato tempo fa la voglia di volersi ricandidare e ha iniziato il proprio avvicinamento al voto autunnale con una lunga serie di iniziative, fra cui una cena elettorale, ognuno a casa propria. Il primo cittadino sestese, infatti, insieme a tanti volontari di Per Sesto e Sinistra Italiana, ha portato la cena a casa ai suoi sostenitori. Ma devo dire, stiamo lavorando molto insieme alle liste che mi appoggiano per arrivare a un allargamento della coalizione con tutte le forze democratiche e progressiste di Sesto, perché riteniamo in questo momento sia importante l'unità, crediamo sia importante discutere di programmi, di idee, di proposte. Lo è sempre importante questo, ma lo è a maggior ragione in questo momento nel quale dobbiamo pensare alla ripartenza anche di Sesto Fiorentino, provando a non lasciare indietro chi sta vivendo momenti di difficoltà, provando quindi a sostenere le famiglie, le persone, le attività economiche più in difficoltà. Quindi grande attenzione ai temi, grande attenzione alle proposte. Sarà una campagna elettorale un po' strana, in periodo estivo, diverso da quello a cui siamo abituati, ma cercheremo di portare il massimo dell'attenzione sui temi e sulle proposte, come sempre abbiamo fatto. Un laboratorio per la sinistra tutta. Su Sesto Fiorentino la lotta sarà con il mondo del centrodestra, che non vuole farsi trovare impreparato e provare a superare il 10% dell'ultima volta. C'è inoltre da considerare che non ci sarà Maurizio Quercioli di Per Sesto Bene Comune, il quale ha già annunciato che non si presenterà, quindi il quadro è già abbastanza delineato. Ma Sesto è sempre stata un laboratorio di esperienze e di iniziative per il mondo progressista e di sinistra, e credo lo possa essere anche in futuro. Onestamente sono altre le cose che mi fanno paura: mi fa paura gli effetti di questa crisi, mi fa paura gli effetti sociali, economici, le difficoltà che una parte della nostra comunità, come di tutto il paese, stanno vivendo. Queste sono le cose che mi preoccupano, non certo il confronto politico. Insomma, noi da questo punto di vista non temiamo nessuno, abbiamo l'esperienza di questi 5 anni alle spalle di governo, abbiamo la voglia di migliorare, di innovare e di fare ancora meglio per la nostra città. E ci spostiamo a Prato, il distretto dell'illegalità. Levata di scudi del sindaco, della politica e delle categorie economiche dopo il servizio di Piazza Pulita. Per noi, Eleonora Barbieri. Non posso consentire che passi un messaggio falso sulla nostra realtà produttiva. A parlare il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, su tutte le furie, come le categorie economiche, per l'immagine di un distretto tessile sinonimo di illegalità e sfruttamento lavorativo, tra l'altro nell'indifferenza delle istituzioni cittadine, emersa dal servizio della trasmissione Piazza Pulita, andata in onda giovedì sulla 7. È ingiusto mettere dentro lo stesso sacco 5.000 aziende e trattarle tutte indistintamente come banditi, prosegue Biffoni. Abbiamo fiorfiori di imprese che investono in ricerca e formazione, che assumono e che credono nella sostenibilità ambientale. Ecco, in quel servizio sono state messe al pari di quelle che sfruttano. Si è gettato discredito e fango su tutto il settore, con un danno d'immagine incalcolabile. Nessuno nega che ci siano sacche di illegalità, lo sappiamo bene, da anni anche con la Procura e la Regione lavoriamo per combatterla nelle sue numerose forme. Tra l'altro siamo gli unici in Italia ad avere uno sportello contro lo sfruttamento del lavoro. Contestiamo quel servizio semplicemente perché afferma falsità, non lo posso accettare. Sia Biffoni che i vertici di Confindustria hanno inviato un'email al vetriolo, alla redazione di Piazza Pulita, lettere in cui viene fatto a pezzi il servizio incriminato punto per punto e dove si invita il conduttore Riccardo Formigli a venire a conoscere davvero le aziende e l'impegno profuso da tutte le istituzioni. Confindustria si dice pronta alle azioni legali a tutela dell'onorabilità del sistema. Siamo nel mirino, la storia recente del nostro distretto è costellata di crisi reputazionali dovute a frange più o meno estese di imprese che operano nell'illegalità, dichiara il vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, Francesco Marini. Di questo l'Unione Industriale Pratese prima, Confindustria Toscana Nord poi, è sempre stata consapevole. Le aziende oneste hanno tutto da perdere da situazioni del genere, ma abbiamo predicato nel deserto per anni, chiedendo che fossero fatti controlli alle aziende e sottolineando sempre che, nonostante la presenza di sacche particolarmente a rischio, come quelle delle imprese cinesi, la vigilanza non doveva conoscere limitazioni né etniche né di altro.
altro genere. Confartigianato Imprese Prato chiede che la risposta sia corale e lancia una proposta ben precisa che va oltre l'episodio contestato. La convocazione urgente di un tavolo con tutti gli attori della vita sociale, economica e istituzionale della città per rispondere in modo unito e compatto al pessimo servizio televisivo della Sette, afferma Luca Giusti, presidente di Confartigianato, ma più in generale per mettere mano a un problema e a una lacuna che il nostro territorio soffre da decenni, l'incapacità di comunicare in modo corretto la propria realtà. Proposta che trova subito l'appoggio del sindaco Biffoni e di Confindustria. Mancano all'appello solo i sindacati. E ci spostiamo a Firenze. Vogliamo che il mercato di San Lorenzo torni come prima. È l'appello dell'Associazione Nazionale Ambulanti UGL. Per noi questa mattina c'era Chiara Valentini. Sono stati chiusi circa per 4 mesi, ma dagli inizi di aprile dei 220 banchi del mercato di San Lorenzo non tutti ancora hanno riaperto. Del resto non c'è ancora abbastanza fiducia e poi gli incassi sono pochissimi, 20-30 euro al giorno, confronto ai 2, 3, 4 fino a 500 euro al giorno dei tempi prima della pandemia. L'Associazione Nazionale Ambulanti UGL chiede soprattutto all'amministrazione comunale un tavolo di confronto. Ci sarà il nuovo piano aree del commercio su Firenze, sì, che ci sarà una riqualificazione degli spostamenti e anche il rifacimento dei banchi dei centri storici. Noi siamo per restaurare i banchi, non per rifarli nuovi, semplicemente perché sono patrimonio storico i nostri banchi, hanno 100 anni e buttarli via, questo non è il momento e nemmeno va recuperato ciò che è antico e di valore. Il mercato storico è conosciuto in tutto il mondo come mercato di San Lorenzo e non penso che non debba ritornare nella sua collocazione storica, che è Piazza San Lorenzo. I ristori anche sono stati molto pochi, sono stati 2.200 euro per tutto il periodo della chiusura. Sono circa 1.200 i banchi dei mercati storici a Firenze, 115 di loro hanno già dichiarato che non riapriranno se per il rinnovo delle concessioni verrà chiesto loro il DURC. L'associazione chiede di rateizzarlo. Noi lo chiediamo all'amministrazione comunale ma lo stiamo chiedendo anche al governo. Io martedì sarò presso il Ministero del Lavoro a presentare un emendamento perché il DURC non venga considerato negli anni di pandemia, perché le cartelle esattoriali si possono spalmare dopo aver rinnovato le concessioni in 5 anni dal momento del rinnovo. E ci spostiamo a Siena, lacrime e commozione per l'ultimo saluto in provenzano al fantino Brio Andrea Amari. Il servizio. Dovevi venire qui in una maniera diversa, Andrea, tutti ti aspettavano in una maniera diversa, portato a spalla, ma non così, non così, oggi il cuore ci sanguina. Con queste parole Don Enrico Grassini ha iniziato la bellissima omelia nel corso della cerimonia funebre per salutare Andrea Amari, il fantino deceduto nell'incidente avvenuto lunedì a Bolgheri. All'interno della basilica i familiari di Brio, gli amici più cari, il sindaco De Mossi, fuori la città, ovunque tante lacrime, una cerimonia partecipata e che ha toccato il cuore, quella per salutare il fantino plurivittorioso, amato dalla città al di là dei giubbetti e dei colori. Ed è su questa unione che Don Enrico Grassini, che ha officiato insieme ai correttori delle contrade, ha insistito particolarmente. L'Università di Firenze ricorderà le vittime delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio nel 29esimo anno dai tragici fatti. Aderendo alla campagna, infatti, hashtag un lenzuolo contro la mafia, abbiamo sentito la prorettrice alla comunicazione, Laura Solito.
Anche l'Università di Firenze ha aderito alla campagna promossa dalla Fondazione Falcone, rilanciata dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, hashtag un lenzuolo contro le mafie. In occasione del 29esimo anniversario delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, durante la giornata di domenica 23 maggio nel rettorato e sull'edificio di uno del campus di Novoli, saranno infatti esposti due lenzuoli per ricordare le vittime dei due attentati e più in generale le vittime della mafia. Oltre al gesto fisico, l'Università sui canali social realizzerà una campagna comunicativa con gli hashtag un lenzuolo contro le mafie e hashtag di cosa siamo capaci. Noi abbiamo, come Università di Firenze, naturalmente abbiamo subito aderito. Aderito perché io credo che questa iniziativa abbia un altissimo valore simbolico, anche se non soltanto simbolico, e ha due profondi significati. Il primo, forse quello più immediato, quello più esplicito, no? Che sta nel voler ribadire naturalmente il ruolo anche delle università per, come dire, testimoniare, per ribadire che dall'educazione nasce la coscienza civica. Anche, diciamo, per sottolineare che oggi più che mai, per, come dire, per reagire, per guardare al futuro, che è oggi più che mai importante, non bisogna dimenticare il passato, non bisogna dimenticare ciò che è stato e soprattutto non bisogna dimenticare chi, con grande generosità, ha dedicato la sua vita e il suo impegno al bene comune e alla collettività. Le università oggi, e non sono oggi, da tempo, non sono più soltanto istituzioni educative e formative, sono istituzioni culturali e civili. Secondo me questo è un significato forse ancora più nuovo, più innovativo del ruolo che le università possono svolgere in questa iniziativa, perché questa iniziativa è un appello corale a tutti, alle istituzioni, ai cittadini, è un appello corale contro le mafie. Oggi giornata mondiale della biodiversità, Coldiretti ricorda il ruolo di Pistoia, dove si coltivano oltre 2000 varietà di piante, contribuendo proprio alla salvaguardia della biodiversità. Il servizio. Pistoia, il Certino d'Italia con le sue aziende vivaistiche, contribuisce alla biodiversità con oltre 2000 varietà di piante, tra ornamentali, cultivar di olivi e fiori recisi. È la stima di Coldiretti Pistoia in occasione della giornata mondiale della biodiversità proclamata nel 2000 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 22 maggio di ogni anno. Qui a Pistoia produciamo ossigeno e bellezza con piante coltivate a cielo aperto o in serra, che vanno da magnolie e cipressi alle stelle di Natale, dall'olivo frantoio alle fotine, spiega Fabrizio Tesi, presidente di Coldiretti Pistoia. Diamo un contributo costante alla biodiversità con un patrimonio varietale unico, concentrato in soli 5.000 ettari. Non siamo solo custodi di biodiversità, prosegue Tesi, ma le rinnoviamo moltiplicando le varietà. I vivaisti pistoiesi innovano continuamente le loro produzioni, adattandole alle esigenze che mutano anche ambientali. Nel polo di Pescia, nella parte ovest della provincia di Pistoia, è concentrata la produzione di fronde e fiori recisi, crisantemi, calle, lilium ruscus e agrifogli. Poi prosegue Coldiretti, c'è la Valle dell'Ombrone, che è un susseguirsi di colori e forme grazie alle circa 2000 varietà di piante ornamentali che rendono unico il paesaggio attorno a Pistoia, che esporta verde in tutto il mondo. E apriamo la parentesi sportiva, perché è stata inaugurata quest'oggi la Corte dei Campioni al Museo del Calcio di Coverciano, proprio nel giorno del 21esimo compleanno del museo, stesso voluto da Fino Fini. Il servizio di Chiara Valentini. 20 calciatori che hanno fatto la storia della nostra nazionale, ma anche gli allenatori e i momenti salienti dell'Italia. 111 anni in azzurro sono raccontati al Museo del Calcio, che ora si arricchisce di questa Corte dei Campioni. Il verde del manto erboso sul pavimento della Corte vuole simboleggiare tutti i campetti all'aperto sui quali si sogna di diventare campioni. Qui si viene a vedere la storia della nazionale italiana di calcio e nel contempo attraverso
il parlare dei cimeli e di quelle maglie o di quelle coppe, parlare anche della storia della nazione. Presenza imprescindibile nel ricordo di tutti all'inaugurazione è stata quella del dottor Finofini, scomparso qualche mese fa, che dopo una vita ad occuparsi della salute dei calciatori, e non solo, inventò questo luogo 21 anni fa. Un luogo che potrebbe trovare casa a breve anche nel progetto per il nuovo Stadio Franchi. Il nostro obiettivo, come ha detto più volte anche il sindaco, è quello di rendere il nuovo Franchi un luogo anche di cultura e quindi cercheremo di inserire gli spazi per ampliare il Museo del Calcio affinché chi visita il Franchi, chi farà o parteciperà a una partita come tifoso, come spettatore a qualsiasi evento al Franchi, potrà visitare anche un museo che racconti la storia del calcio e della nostra nazionale. E proprio a margine dell'evento dell'inaugurazione della Corte dei Campioni a Coverciano, Renzo Olivieri, allenatore e presidente dell'Associazione Allenatori Italiani, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul bilancio della stagione della Fiorentina e ha parlato anche di Vlahovic. Il servizio. Per quanto riguarda la Fiorentina, sono stati bravi nella gestione della cosa, perché siamo arrivati alla fine, abbiamo fatto salti di gioia, ci siamo abbracciati, ma ci siamo salvati anche quest'anno. E quindi sul momento è stata festa. Poi queste feste non è che ci garbino tanto, insomma, speriamo di festeggiare per altre cose. Realisticamente festeggiare per uno scudetto non succederà, insomma, questo ormai i tempi degli scudetti della Fiorentina, del Verona, della Sampdoria sono finiti se non c'è un riequilibrio delle risorse. Però, insomma, annate che possa andare un po' meglio, questo sì, che andare allo stadio ci possa divertire, ritrovare quello che è stato lo spirito della Fiorentina di altri tempi, la Fiorentina dei giovani, la Fiorentina si andava alla squadra, allo stadio ci si divertiva, si perdeva o si vinceva, però c'era quell'entusiasmo, ma quell'entusiasmo di cui ha bisogno Firenze. Vlahovic calza a pennello nella Fiorentina dei giovani, se l'aspettava questa esplosione? Ma era difficile a pensarla nella parte iniziale, e poi onestamente ha avuto difficoltà d'ambientamento, è stato bravo Prandelli a intuire questa cosa qui, e bisogna rendere merito di questa cosa. Poi merito del calciatore, merito di Achilli di aver preso atto di questa esplosione e aver favorito l'esplosione di questo calciatore. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale del sabato. Vi ricordo ovviamente l'appuntamento con Giorgio Micheletti e tutti i suoi ospiti in A Tutto Gol dalle 20:30. Si commenterà qua su Toscana TV certamente Crotone Fiorentina e tutte le altre partite dell'ultima giornata di Serie A. Per il momento è tutto, restate con noi.